Ciao e bentornato sul mio canale. Il mio nome è Armando Sacco e sono un agente immobiliare indipendente che ha deciso di entrare in NXP, la prima comunità immobiliare interamente sul cloud. Mi occupo di immobili dal 1991 e da giugno del 2021 faccio parte di eXp Italy. Con questo video di oggi voglio provare a darti una mano a capire se eXp potrebbe essere una buona opportunità anche per te, così come lo è stato per me. Ti racconterò di come eXp ha cambiato la vita di molti agenti immobiliari, incluso la mia. Come ho spiegato nel precedente video, l'unico rammarico è aver perso tempo prima di entrare e vorrei che questo non possa capitare a te, magari perché ne hai sentito parlare, ma non ti è stato spiegato per bene quale sia la vera portata di questo modo nuovo, questo modo innovativo di fare l'agente immobiliare. eXp non è un franchising, ma è una comunità multinazionale con base in America, con ad oggi 84.000 agenti in 22 paesi spalmati sui 5 continenti del globo. Per prima cosa, bisogna dire che eXp è l'unica società di mediazione immobiliare che ti permette di poter costruire un patrimonio personale, mentre tutte le altre società immobiliari ti permettono solamente di crearti un reddito attraverso le provvigioni, ma non riescono a farti costruire della vera ricchezza. E questo deriva dal fatto che con le società immobiliari tradizionali hai una sola fonte di guadagno, la provvigione. In pratica sei incastrato in un sistema dove scambi denaro per il tuo tempo. Non mi risulta che ci siano agenti immobiliari che sono disposti a darti quote della loro società di mediazione immobiliare solo perché ci lavori. Ora, se hai letto i libri di Robert Kiyosaki, autore di Padre ricco, padre povero, ricorderai che a un certo punto si parla dei quadranti del denaro, o come lo chiamano alcuni, i quadranti del cash flow, e che per raggiungere l'indipendenza finanziaria hai bisogno di stare nella parte destra della tabella, ovvero devi essere un imprenditore o un investitore. Hai bisogno di reddito passivo. Ti serve la possibilità di possedere investimenti in quote azionarie di società che siano in forte crescita. Con eXp riusciamo a fare proprio questo che viene raccomandato da Kiyosaki. Quello che voglio dire è che con la struttura delle agenzie tradizionali sarai limitato a incassare solo un'unica fonte di guadagno, le provvigioni. Con le agenzie tradizionali puoi anche arrivare a guadagnare un buon reddito, anzi, spesso un ottimo reddito, ma appena ti fermi, cioè appena non rispondi più al telefono fuori orario o non fai più visita agli immobili nei weekend, oppure vai in vacanza con la tua famiglia, appena ti fermi non vedrai arrivare nessun reddito, non incasserai nessuna provvigione. eXp invece ti dà due opportunità uniche e molto interessanti. Uno, ti assegna premi in azioni di una società immobiliare con la crescita più rapida in Nord America. In pratica diventerai proprietario di azioni che sono quotate al Nasdaq. E due, in aggiunta, grazie al piano di suddivisione dei ricavi, la quota ricavi, riuscirai a costruirti una sorta di reddito aggiuntivo, indipendentemente dal fatto che sarai lì a lavorare oppure quel mese sei andato in vacanza. Io personalmente ho conosciuto agenti eXp che in pochi anni sono arrivati ad accumulare anche un gruzzoletto a 6 cifre in azioni, e questo continuando a fare il loro lavoro. In altre agenzie, se sei un agente che produce e raggiungi determinati obiettivi, forse ti daranno una targa con il tuo nome o una specie di trofeo che dice che sei stato bravo. In eXp mi danno azioni che posso vendere e incassare, un reddito in più, non una targa o una fotoricordo. Parliamo di azioni che possono dare dei dividendi e che si possono vendere e trasformare in soldi. In più, se dai semplicemente una mano a portare all'interno di eXp altri agenti talentuosi come te e produttivi, ecco, se tu farai questo, eXp ti rende partecipe alla quota ricavi. Le società immobiliari tradizionali solitamente hanno al loro interno dei reclutatori di professione, impiegati, il cui unico obiettivo è arruolare nuovi agenti e portarli all'interno della loro agenzia, per farti concorrenza. eXp invece ha deciso di non avere dei dipendenti pagati profumatamente per l'attività di attrazione di nuovi agenti, bensì ha deciso di far crescere il numero degli agenti grazie alle interazioni tra gli agenti stessi. In cambio veniamo ricompensati per questa attività di attrazione direttamente da eXp stessa, che per farlo utilizza la quota ricavi, un piano di condivisione dei ricavi. Ora conosci almeno due dei motivi che mi hanno indotto ad entrare in eXp: i premi azionari
è la quota ricavi, di cui parlerò approfonditamente in un altro video. In pratica, eXp mi sta aiutando a passare da lavoratore autonomo o professionista a imprenditore e investitore. E se vuoi conoscere i miei altri motivi, ti chiedo di seguire il mio canale YouTube e di guardare gli altri video della serie Perché sono entrato in eXp. Se hai domande, contattami, sarò felice di rispondere a qualsiasi domanda tu abbia per me. Ciao e al prossimo video!